Ha fatto tappa anche ad Arezzo il progetto nazionale di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico Vista in Salute. Il tir high tech è rimasto parcheggiato in via Rismondo, angolo con via Vittorio Veneto, per 2 giorni, durante i quali i cittadini hanno potuto effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia sul retina e nervo ottico riservati a persone di età superiore ai 40 anni. La campagna di prevenzione ha ripreso così il suo viaggio dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Sì, il Covid ha impedito a tante altre patologie di essere curate non per mancanza di attenzione, ma perché era una pandemia di gravissime portata. Oggi noi dobbiamo recuperare quel tempo perduto e lo dobbiamo fare moltiplicando i presidi e moltiplicando le postazioni. Se qualcosa il Covid ci ha insegnato è quello che la sanità è prima di tutto territorio. E vicinanze, prossimità, e questa è una lezione che abbiamo imparato. Credo che serva la prevenzione. È fondamentale, soprattutto per malattie come quelle del glaucoma o quelle legate al diabete, che sono certamente riferibili alla retina, e quindi ecco, tutto questo aspetto di attività di prevenzione rimane fondamentale in un momento come questo, dove con il Covid abbiamo accentrato la nostra attenzione soprattutto sulla pandemia. E un pochino abbiamo cominciato soltanto adesso a riprendere le attività di prevenzione sui bambini, su tutti, insomma. Questa qui è un'ottima iniziativa che è un prodotto di una cooperazione ben fatta tra l'Agenzia Italiana per le Malattie Oculistiche, per l'Unione dei Ciechi, con il Comune d'Arezzo e l'ASL, che ha dato anche agli operatori, quindi un ambulatorio mobile, se così possiamo dire, che serve a sensibilizzare i cittadini verso malattie molto importanti. Pensiamo al diabete, che può dare dei danni sulla retina, pensiamo al glaucoma, alla macolopatia. Sono malattie che in qualche modo devono essere attenzionate e sensibilizzate nella popolazione. E naturalmente non solo questo, ma anche portare e lanciare un messaggio alla regione che dopo il Covid ci sono sempre in agguato malattie croniche, di cui la popolazione deve sempre prendere coscienza, e quindi dare il massimo anche dal punto di vista della proattività, della sensibilizzazione. Soltanto 3 le città toscane in cui il tir ha fatto tappa, dopo Firenze e Arezzo, andrà a Siena l'11 e 12 settembre presso i Giardini La Lizza.